Bella a tutti ragazzi, sono Mark, il dello staff di Noi Malati di Foot. Oggi siamo in questa recensione praticamente del My Club di PES 2015. Dato che quest'anno, dato l'arrivo inaspettato dell'Ultimate Team, diciamo, anche su PES, andiamo a vedere un po' come funziona. Allora, inizialmente si parte come su FIFA con una squadra molto scarsa. Per esempio, io ho questa. Ci gioco praticamente oggi è la seconda volta. Con tutti 60. Non posso dire bronzo perché non sono bronzo. E piano piano si vanno ad acquistare, non acquistare, ma a comprare degli agenti. Questi agenti si possono comprare facendo delle partite molto più facilmente di FIFA, perché con 2-3 partite ti puoi comprare un agente, quindi un giocatore. Per esempio, andiamo a far vedere. Se vogliamo comprare un giocatore, noi non possiamo decidere chi comprare, ma possiamo comprare, dobbiamo ingaggiare un agente, per esempio qui, agente top, e scegliere quale agente vogliamo. E ogni agente ci porterà un giocatore. Per esempio, oggi andiamo a fare apriamo 2-3 pacchetti, vediamo quello che ci porta più. Vogliamo un portiere e un attaccante? Vai, proviamo l'attaccante. Paghiamo con le monete. Sì. Così facciamo anche un breve bull opening su PES. Vai. Come vedete ci sono tante palle dorate e oro. Quelle dorate sono gli oro più scarsi. Ecco bene, una dorata. Mentre le oro sono dall'80 in su. E c'ha questa grafica dei 200 più, vabbè. Questa grafica dei pacchetti che è bellissima, però esce un solo giocatore e in questi agenti che sono i classici possiamo scegliere anche la posizione del giocatore che ci esce. Attaccante, vedete posizione A, C, D, PT. È solo che esce un solo giocatore e non escono consumabili come su FIFA. Per esempio, se vogliamo comprare un contratto dobbiamo comprarlo. Andiamo ad aprire un altro pacchetto. Magari ci esce un giocatore oro. Cioè un giocatore nero. Un top player. Facciamo una sculata pure su PES, dai. Oddio, nero, vediamo. Attenzione. Oh mio Dio. Vediamo chi è. Chi è? Ma chi è? Jackson Martinez, buono. Buono, 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 buono. Ottimo. E dai. Cioè, non so sinceramente se è buono o no, perché è la prima volta che. Cioè, non è che ci gioco da tanto a PES. E comunque, per iniziare va benissimo Jackson Martinez. Facciamo un ultimo per il portiere. Vai, vai, facciamo subito. Magari il nero anche qui. No, Speriamo un buon giocatore comunque. Vediamo chi è. Bossic. Vabbè, meglio di quel. Dei bronzi come li chiameremo su FIFA che abbiamo adesso. Benissimo. Allora, una delle pecche però c'è un. Non ci sono solo cose buone. Perché, per esempio, non si possono scegliere i propri moduli. Aspetta, cioè non proprio così. Perché noi non possiamo scegliere il modulo che preferiamo subito. Per esempio, io ora ho un 4-2-1-3, ma non posso scegliere. Non posso mettere, per esempio, un 3-4-3 come voglio io. Devo andare, come vedete, nei contratti ingaggiare un agente e l'agente che mi dà un modulo. Vedete, posizionamento modulo fisso. Questo è gratis, penso. Vabbè, comunque. Ah no, allenatore, scusate. E ogni allenatore, come vedete, dà un modulo formazione, vedete? Per esempio, se io voglio comprare il 4-2-3-1, lo compro o con GP, con 4800 GP. Oppure vedi da quello che ti conviene di più. Comunque non possiamo scegliere noi un nostro modulo. Per esempio, vedete questo? Ha due tipi di moduli, uno difensivo e uno più offensivo, però quello è. L'intesa, adesso passiamo all'intesa. Non è l'intesa di FIFA, perché noi possiamo farci la squadra che preferiamo. Questa secondo me è una cosa molto meglio di FIFA. Perché noi possiamo farci la squadra con i giocatori che vogliamo noi, che preferiamo. Per esempio, se voglio. I miei giocatori preferiti sono Royce, Ronaldo e. No, sono Royce, Suarez,
Robben, James Rodriguez e così via, sono tutti di campionati diversi. Io posso farmeli lo stesso e avere Intesa 100, perché come vedete l'Intesa non va da, non va, cioè non la chiamiamo Intesa, ma l'overall del giocatore cambia a seconda della posizione in cui si trova. Per esempio, Kalo, come vedete, è un ESA. No, non è un ESA, adesso si trova in ESA. E come vedete, ha verde in quella posizione, e dal massimo, che è 63, penso, e rosso in quell'altra. Per esempio, adesso ha overall 63 in quella posizione. Se lo vado a spostare punta, guadagnerà 58 e Tomane 56 mentre aveva 66. Vedete, è una cosa molto positiva a mio parere. E si parte dalla 12ª divisione. E una cosa che mi piace di più di FIFA è che facendo degli obiettivi ti danno dei punti. Come vedete adesso mi hanno dato 50 punti perché avevo aperto 5 pacchetti. Andiamo ad aprire l'ultimo pacchetto sperando di avere ancora un po' più di fortuna. Vai, un attaccante vogliamo. Vogliamo un attaccante. 3. 3. Oddio, 5, 4, 3, 2, 1, ora. No, no, non la beccherò mai. Vediamo un po'. Chi è sto qui? Vende kebab, Popov. È un Popov scarso. E vabbè. È una cosa molto positiva perché uno magari un giorno non ha voglia di farsi Ultimate Team, ma vuole farsi delle stagioni online e può farsele, guadagnare comunque dei crediti, che si possono guadagnare dei crediti. E questo. E si parte dalla 12ª divisione, un'altra cosa molto ottima, diciamo, è che in certi giorni, come oggi, in questo periodo hanno messo il 50% di più delle ricompense dalle divisioni. Questo è tutto e ci vediamo al prossimo video. Magari vi porterò un confronto tra PES e FIFA, una recensione di tutto PES. E ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti da Markil. Ciao ciao!